La costituzione di questo tratto di fiume regolamentato, diciamo, è spunto per noi per comunque riavvicinare alla nostra associazione, ai nostri posti, diciamo, famiglie e ragazzi che si possano, diciamo, avvicinare alla pesca, che oggi, diciamo, ecco, è una di quelle attività che ancora ti consente di vivere all'aria aperta e di stare a contatto con la natura. Un modo per vivere il fiume a 360 gradi in questi 5 chilometri, siamo nel comune di Pratovecchio Ostia, è possibile. È qui che nasce l'Arno, a pochi chilometri, le sorgenti sul Monte Falterona, acque da sempre regno della regina dei torrenti, la Trota. Un contesto storico e ambientale unico alle porte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove è stata istituita la zona di pesca a regolamento specifico Capodarno, nata dal progetto Vivere il Fiume, finanziato con fondi regionali. In tutto 5 chilometri che sono stati prima ripuliti e poi valorizzati, a fianco la ciclopista dell'Arno. Nel 2018 abbiamo fatto questo bando, l'abbiamo vinto, ci siamo aggiudicati i 23.000 euro che il bando prevedeva. A quel punto è cominciato il vero e proprio lavoro, per cui da una parte il comune come gestore ha fatto tutti gli atti amministrativi e burocratici per poter istituire la zona, dall'altra i partner tipo il consorzio di bonifica o l'associazione pescatori, che è il gestore de facto della zona, hanno provveduto alla pulizia del fiume, all'immissione del pesce. Con questa operazione la prima cosa è stata appunto il recupero di una zona del nostro comune e renderla vivibile per i cittadini. L'azione che porta avanti il consorzio è quella di manutenere il corso d'acqua, quindi l'attività di manutenzione ordinaria, e una stretta interlocuzione con i pescatori del Casentino, proprio per avere sempre un fiume ben pulito, quindi più sicuro, ma sicuramente anche più fruibile. Qui arrivano appassionati e sportivi da tutta Italia e anche oltre. La pesca, rigorosamente solo su prenotazione, avviene con la tecnica no kill. Decisamente, ecco, sono 5 km dove viene praticata una pesca no kill, quindi con un regolamento specifico dove c'è la salvaguardia del pesce, con l'attenzione quindi al rimettere il pesce in acqua nella maniera corretta, quindi mano bagnata, guadino, e quindi ecco, i primi esseri importanti sono loro. Una zona sempre sotto stretto controllo, ma questo non scoraggia le nuove leve, anzi sono proprio i più giovani ad imparare così il rispetto della natura e dell'ambiente. Come vedete, non si tratta soltanto di pesca, ma si tratta di salvaguardare un ambiente che è aperto a tutti, persone che passeggiano, pista ciclabile, bambini che vengono a giocare. Quindi il nostro impegno è rivolto proprio a un controllo dell'ambiente in generale. Poi noi abbiamo, diciamo, il dovere, l'obbligo di concentrarci soprattutto essenzialmente sul settore pesca. Ritrovarsi in questo ambiente, venire, abbiamo dei parchi giochi, la ciclabile, è stata istituita quest'anno un'area camper proprio nella vicinanza del tratto stesso, che ha lo stesso nome, quindi area camper Capodarno. Quindi l'idea è quella di far riscoprire e riportare comunque la gente in paese.